Bene, cominciamo l'ultima lezione. Cominciamo l'ultima lezione riprendendo il tema stigmoziano e ripartendo proprio dal problema, come dire, dell'essere determinati. Essenzialmente, si deve andare dritti alla definizione 7 della prima parte dell'Etica di Spinoza. Io qui lo sto citando dall'edizione in italiano Etica dimostrata con metodo geometrico a curia di Emilia Giancotti, pubblicata dal e allora Editori Riuniti, ma questa edizione la trovate anche pubblicata da altri editori. È la mia edizione preferita, la mia traduzione preferita, ma ce ne sono altre di grande valore, me ne vengono in mente almeno due, quella di Filippo Mignini per Amerigliani Mondadori. E quella di Sergio Landucci per la terza, c'è poi la traduzione di Paolo Cristofolini. Insomma, sono molte le traduzioni italiane dell'Etica valide, per fortuna. Io cito da questa, succede che ci sono affezionato, e affetto è termine spinoziano di fondamentale importanza, in cui. Definizione 7, Spinoza scrive: si dice libera quella cosa che esiste in virtù della sola necessità della sua natura e che è determinata ad agire soltanto da se stessa. Si dice invece necessaria o piuttosto coatta quella cosa che è determinata da altro a esistere e a operare, quindi ad agire, secondo una certa e determinata ragione. Ora, questa definizione, vi ricordo che le definizioni della prima parte di Spinoza sono definizioni nominali, ovvero Spinoza non sta dicendo che esiste veramente qualcosa di libero o che esiste veramente qualcosa di necessitato, di coatto, ma sta dicendo come dobbiamo intendere le parole che gli usa all'interno dell'etica. Quindi, quando troveremo l'affermazione secondo la quale la sostanza è libera, dobbiamo intendere in quel modo lì. L'essere umano, in quanto modo, voi sapete che gli esseri umani, o meglio, tutto ciò che noi conosciamo, tutto ciò che noi riusciamo a pensare, sono essenzialmente dei modi delle due sostanze divine, dei due attributi della sostanza divina, perché la sostanza di Spinoza è assolutamente infinita, assolutamente, ovvero consta di infiniti attributi, i quali a loro volta sono infiniti. Non vale per favore il discorso, ma com'è possibile che un attributo che è infinito sia in qualche modo meno infinito della sostanza che è più infinita perché consta di più infiniti? Per semplificare, vale più o meno per ora come primo approccio, pensate all'infinita, ai numeri pari che sono infiniti, ma che sono comunque la metà dei numeri interi. Meglio ancora, la sostanza è infinita e consta di infiniti attributi. L'attributo dell'estensione, la definizione di Dio della prima parte, in realtà non è proprio una definizione, perché nella prima parte. La sesta definizione, cioè quella immediatamente precedente alla settima, io quello che vi ho detto è la definizione di cosa libera e di coatto. La sesta definizione, che è una definizione appunto, ma poi la dimostrazione di Dio sarà successiva, comunque la leggo. Per Dio intendo l'ente assolutamente infinito, ossia la sostanza che consta di infiniti attributi, ciascuno dei quali esprime un'eterna ed infinita essenza, questa è la definizione di Dio, cioè in sostanza infinita, e poi spiegazione, dico infinito assolutamente, non nel suo genere, infatti di qualunque cosa che è infinita soltanto nel suo genere possiamo negare infiniti attributi, cioè si possono concepire infiniti attributi che non appartengono alla sua natura. Al contrario, all'essenza di ciò che è assolutamente infinito appartiene qualunque cosa, esprime essenza e
e non implica alcuna negazione dell'estensione, che è infinita, non posso, debbo negare il pensiero. Pensate a Cartesio, semplicemente. Ma della sostanza infinita non posso negare né l'estensione del pensiero né infiniti altri attributi. Noi sappiamo, conosciamo soltanto gli attributi dell'estensione del pensiero, che sono le cartesiane res cogitans e res extensa, che però in Descartes erano due sostanze, per quanto derivanti dall'unica vera sostanza che è Dio. Invece in Spinoza sono due attributi, quindi due espressioni, potremmo dire, della sostanza infinita. E noi siamo essenzialmente, no? La nostra esistenza è quella dei modi. Ora, il fatto che noi si sia necessitati, coatti, per usare l'espressione spinoziana, implica che cosa essenzialmente? Che siamo sempre definiti nel nostro operare da una causa adeguata. Terza parte. Dell'etica, della natura e dell'origine degli affetti, appunto, prima definizione, chiamo causa adeguata quella il cui effetto può essere percepito chiaramente e distintamente per mezzo della stessa. Inadeguata, invece, ossia parziale, chiamo quella causa il cui effetto non può essere inteso soltanto per mezzo della stessa. Quando noi siamo perfettamente trasparenti a noi stessi, potremmo dire siamo determinati da cause adeguate. In realtà le passioni tristi sono quelle passioni che mettono in discussione il concetto di causa adeguata, in un certo senso. Almeno, ora questo non è proprio così, ma poco conta. Almeno nel nostro tentativo di procedere verso una maggiore autonomia, sempre limitata. Il discorso di Fischer, no? Vi ho detto poco fa, a proposito del fatto che libertà, nei limiti in cui è possibile spinozianamente, va conquistata. La quinta parte dell'etica, cioè quella sull'amore intellettuale di Dio, è la parte dedicata alla libertà umana, della potenza dell'intelletto, ossia della libertà umana. Questo è un titolo splendido. Vi leggo semplicemente l'inizio della prefazione e faccio notare una cosa piuttosto importante. La quinta parte, contrariamente alle altre, per esempio, la parte quarta, quella dedicata alla schiavitù degli affetti, non presenta delle definizioni. La prima, la seconda, la terza e la quarta parte iniziano sempre con le definizioni, nominali e reali, ora questo non conta, cioè dicendo esattamente ciò da cui dobbiamo partire quanto alla comprensione dei termini e dei concetti. Per dire, la quarta parte, quella dedicata alla schiavitù degli affetti, o alla schiavitù umana, ovvero alla forza degli affetti, alla forza delle passioni, quelle cose di cui Fischer dice che in qualche modo ci legano e per cui è così faticoso essere liberi, no? Quando Fischer dice che Spinoza dimostra come la condizione di assuefazione e dipendenza non è un'anomalia, ma la condizione ordinaria dell'essere umano, sta facendo riferimento a questa parte dell'etica. Parte quarta della schiavitù umana, ovvero delle forze degli affetti, dove, prefazione, chiamo schiavitù l'impotenza umana nel moderare e tenere a freno gli affetti. L'uomo che è soggetto agli affetti, alle passioni, ovvero, infatti non è padrone di sé, ma in balia della fortuna, nel cui potere è a tal punto che spesso è costretto, sebbene veda il meglio, a seguire tuttavia il peggio. Riflettete il discorso che fa Fischer a proposito dell'istanza al godimento immediato, il principio di piacere, e capirete bene a cosa vi sto riferendo.
definizione 1, per esempio inizia con le definizioni, per bene intenderò ciò che sappiamo con certezza che ci è utile. E du questa definizione che serviva, per esempio, tra le altre cose, a Zizek per approssimare in qualche modo Spinoza alla logica del godimento del tardo capitalismo, ma è anche questa definizione che poi permetterà a Fischer in realtà di proporre Spinoza come alternativa. Allora, la quinta parte, dicevo, non presenta definizione. Inizia direttamente con gli assiomi. L'assioma è ciò che è immediatamente evidente. Primo assioma. Se nello stesso soggetto vengono stimolate due azioni contrarie, necessariamente o in entrambe o in una delle due dovrà verificarsi un mutamento fino a che cessano di essere contrarie. Secondo assioma, la potenza dell'effetto è definita dalla potenza della sua causa. Non esiste un effetto senza causa. Non esiste una causa libera. Io non sono causa di me. Ecco cosa intende anche di Fischer quando dice che la libertà è qualcosa che va conquistato. Io non posso da solo essere causa di me stesso, direbbe Spinoza. La libertà va conquistata perché io devo comprendere esattamente la natura delle cause, spinozianamente, la natura delle motivazioni, e così facendo posso aggiungere una forma di controllo. Quindi la potenza dell'effetto è definita dalla potenza della sua causa, in quanto è la sua essenza, si spiega e definisce mediante l'essenza della sua causa. Attenzione, questo mio adesso insistere brevemente su Spinoza. Come conclusione, è anche per rendere conto di uno spunto estremamente interessante di Fischer e anche di una proposta, come dire, di affiancamento a questo tema fischeriano di un altro tema che ritengo sia veramente essenziale. Rimaniamo a Spinoza prima di tutto, però. Passioni tristi, passioni vive, passioni gioiose. La cupidità, dice Spinoza, che nasce dalla gioia, e quali essendo le altre circostanze, è più forte della cupidità che nasce dalla tristezza, ovvero l'essere umano, per quanto sia determinato dalle passioni, e non è possibile mai che l'uomo si liberi delle passioni. L'amore intellettuale di Dio spinoziano non è una stoica liberazione dalle passioni. A parte che in realtà neanche per gli stoici era possibile. Sì, però per gli stoici si potevano dominare totalmente le passioni. Spinoza non parla mai in termini di dominio delle passioni. Lo sappiamo. È semmai la più alta passione che in qualche modo ordina tutte le altre. Semplifico un po' così. Permette di comprendere il funzionamento del tutto. È come se davvero Spinoza avesse raggiunto quel punto di vista che era quello lucreziano dell'uomo che osserva gli altri uomini in una nave scossa dalla tempesta. Lui è felice non della sofferenza altrui, ma perché della saldezza della propria posizione. Il filosofo è così. È colui che conosce le leggi che governano il cosmo, il mondo, le vicende umane, e quindi, pur essendovi sottoposto, in qualche misura, se non le domina, le accetta e non ne ha timore. Questo processo di liberazione, che appunto Spinoza dice costa tantissima fatica, perché è ciò che conduce alla beatitudine. Ma la beatitudine non è premio alla virtù, è la virtù stessa. Proposizione, scusate, 42, l'ultima proposizione dell'etica. Né godiamo di essa perché torniamo
godiamo di essa perché teniamo a freno le libidini, come dicevano gli stoici. Ma al contrario, poiché godiamo di essa, possiamo tenere a freno le libidini. Ora, ritorniamo un attimo a Fischer. È esattamente quello che sta dicendo lui. Cioè, non è il tentativo di avere, come dire, di fare a meno della figura della funzione paterna freudiana, oppure, se vogliamo, avere una funzione paterna senza il padre. Avere, cioè, la possibilità di godere di tutte quelle libertà, di quella potenzialità espressive, potenzialità liberatorie, senza cadere nella licenza, di cui parla Žižek proprio nell'ultima pagina di Fischer, quando Fischer dice a questa nuova ascesi, quella riguardante la catastrofe ambientale, ci spingono motivi libidinali, oltre che pratici. Oliver James, Žižek e Supernanny, parlerà, lo leggerete, sta facendo riferimento a un telefilm inglese, ci hanno dimostrato come la licenza senza limiti porti all'infelicità e alla disaffezione. Bene, questa licenza senza limiti non la si combatte, in un certo senso, con la frustrazione o con il rigore. Non si combatte questa licenza senza limiti con una virtù che voglia imporsi con la violenza metaforica, con la forza sull'aspetto libidinale. Come diceva Spinoza, appunto, è proprio perché godiamo di essa, della virtù, che possiamo tenere a freno le libidini. Ora, non è facile. Spinoza dice, al termine, vi risparmio tutta la dimostrazione di questa proposizione, prendetela per buona. Con questo ho portato a termine tutto nello scoglio, scrive, con questo ho portato a termine tutto quanto mi ero proposto di dimostrare circa la potenza della mente sugli affetti e circa la libertà della mente. Da qui appare manifesto quanto il sapiente sia valido e più potente dell'ignorante. E qui ci sarebbe da discutere tutte le pagine riguardanti l'educazione, il quale è mosso dalla sola libidine. L'ignorante, infatti, oltre ad essere turbato in molti modi dalle cause esterne, ma questo rientra nella normalità, diceva Fischer. E questo lo dice anche Spinoza. Cioè, non è che l'uomo è, fra virgolette, buono per natura, poi a un certo punto cade in peccato e viene turbato da qualcosa che lo rende coatto. No, è la normalità ad essere determinati. Solo ad alcuni, o meglio, in teoria potenzialmente forse chissà tutti, Spinoza diceva di no, ma è possibile conquistare un livello di beatitudine e libertà con molta fatica partendo da quella consapevolezza. L'ignorante, oltre ad essere turbato in molti modi dalle cause esterne e a non essere in possesso mai di una vera tranquillità dell'animo, vive inoltre quasi inconsapevole di sé e di Dio e delle cose, e appena cessa di soffrire, cessa anche di essere. Sofferenza ed essere coincidono. Egli è totalmente ignaro di sé e di Dio, ovvero di sé e di ciò di cui egli è fatto, ciò di cui egli è espressione. Noi siamo totalmente determinati, potremmo dire, dalla logica del tardo capitalismo, ma non ne siamo necessariamente consapevoli, solo in parte, cause inadeguate. Al contrario, il saggio, in quanto è considerato come tale, difficilmente è turbato nell'animo, ma è consapevole di sé e di Dio e delle cose con una certa quale eterna necessità, e non cessa mai di essere. Questa è la differenza, questo è importante. La morte si dissolve. Non si dissolve l'essere nel momento in cui viene a sparire la sofferenza, quasi una battuta epicurea, quella precedente di Spinoza. Il saggio non cessa mai in realtà di essere, ma è sempre in possesso della vera tranquillità dell'animo. La via che ho mostrato condurrà a questo,
forse appare molto difficile, può tuttavia essere trovata. E d'altra parte, deve essere difficile ciò che si trova così raramente. Come potrebbe accadere, infatti, che se la salvezza fosse a portata di mano e potesse essere trovata senza grande fatica, venisse trascurata da quasi tutte, da quasi tutti? Ma tutte le cose eccellenti sono tanto difficili quanto rare. Quando Fischer insiste sulla difficoltà, sulla fatica spinoziana di conseguire la libertà, intende questo. Intende cioè essenzialmente la conoscenza delle cause e la consapevolezza. Ora, perché sto insistendo adesso su questa chiave spinoziana? A parte perché in Fischer, secondo me, è presente, quell'accenno credo che meriti di essere adeguatamente valorizzato. Perché c'è un altro elemento su cui vorrei poi chiudere di fatto tutto il discorso, che non è di Fischer, non è fisheriano, non è Žižka, non è Jameson, ma è un po' una chiusura del cerchio perché ci riporta in Francia. Essenzialmente Spinoza è un autore centrale, come ben sapete, per molta filosofia contemporanea, pensate soltanto a Deleuze, che ha scritto due libri splendidi su Spinoza, pensate anche allo stesso Foucault che è uscito poco, ma Foucault non si poteva negli anni 60-70 studiare filosofia in Francia soprattutto. Ma non solo in Francia, anche in Italia, ma in Francia soprattutto, senza confrontarsi con Spinoza. Era in qualche modo corrispettivo, correlato allo studio di Marx e di Nietzsche, erano essenziali. Quindi non semplicemente uno studio storico, filologico e filosofico fondamentale, ma uno studio, come dire, di un autore che forniva strumenti critici immediati. Bene, tra questi autori, accanto a Althusser, Deleuze, eccetera, c'è anche Étienne Balibar. Étienne Balibar, che è uno dei maggiori filosofi contemporanei, che continua a scrivere oggi opere di grande rilevanza, che ha fornito e fornisce, cerca di pensare, tra le altre cose, un tema cardine, qual è quello del transindividuale, come non semplicemente soluzione del rapporto tra unità e molteplicità, ma come chiave di liberazione e di costruzione, potremmo dire, di nuove forme della soggettività. Nuove forme della soggettività che vanno oltre, per esempio, la dicotomia semplice sessuale o altre forme di dicotomie semplici, quali quelle razziali. Voi ben sapete come Balibar, tra le altre cose assolutamente fondamentali, si sia dedicato, abbia dedicato una parte importante della sua speculazione filosofica, oltre che del suo impegno politico, al tema del razzismo. I suoi studi in proposito sono di notevolissimo valore e la sua con la condizione che gli pone tra le cosiddette identità ambigue, razza, nazione, classe, queste le chiamava così in un libro degli anni 90, scritto con lo storico Wallerstein, ad esempio, gli serve come momento di, come possiamo dire, di riflessione per un processo che è essenzialmente interminabile di definizione. La categoria del transindividuale, cioè in Balibar, viene da Spinoza e da Marx e gli serve per superare una serie di opposizioni che sono probabilmente quelle originarie da cui la filosofia contemporanea, nella sua prospettiva, è tutto sommato anche quella di Fischer, dovrebbe liberarsi.
per esempio quella fra individualismo ed organicismo, quella tra singolarità e totalità, il rapporto con Marx, per esempio, in particolare, voi sapete che Baribar, insieme ad Althusser, a Rancière e altri, ha scritto il fondamentale Leggere il Capitale, che era un testo essenziale per una nuova la ridefinizione di una nuova lettura del marxismo, la rottura epistemologica successiva alle tesi su Feuerbach, su cui insisteva Althusser, il capitale come espressione di una scienza della storia e della società e non semplicemente una filosofia. Bene, Baribar ha continuato a lavorare su Marx, insistendo molto sul ruolo della relazione. La relazione non come sostanzialità. Quindi non come elemento costitutivo in quanto sostanziale della società, ma come ciò che permette la costituzione di una società. Le tesi su Feuerbach, per esempio, sono rilette in questa chiave da Baribar. Baribar, accanto a Marx e accanto quindi al ruolo fondamentale attribuito alla relazione come costruzione sociale. Ma la relazione come costruzione sociale non significa semplicemente il risultato della società, è ciò che è ciò mediante cui la società si fa, e nella relazione, attenzione, non dobbiamo soltanto intendere il rapporto tra individui, ma per esempio anche l'economia rientra nella relazione, anche la produzione rientra nella relazione, anche la costruzione e il consumo rientrano nella relazione. La relazione in qualche modo non è una categoria semplicemente onnicomprensiva, ma è ciò che mi permette di pensare la costituzione di un'individualità che non si risolve semplicemente nel concetto di proprietà. Quindi il processo di soggettivazione foucaultiano, potremmo dire, non si limita a una forma di assoggettamento o di controllo mediante tutte quelle dinamiche di libidinali a cui faceva riferimento Fischer, mediante quelle dinamiche di controllo morbido, e le meccaniche desideranti e così via. Ma è ciò che mi permette di diventare spinozianamente consapevole. E Spinoza è l'altro autore essenziale per il concetto di transindividuale di Baribar. Ci sarebbe anche Freud, ma poi tra gli altri. Ma ora fermiamoci a Spinoza. E perché? Ma perché essenzialmente Spinoza permette di pensare, in qualche modo, il rapporto tra totalità e individuo come legato a quel conatus, cioè il conatus è la spinta fondamentale, ciò che mi spinge, la forza, il desiderio, la cupidità, è ciò che mi spinge a voler essere il più a lungo possibile, voler essere il più felice possibile, il più sano possibile, ma non si risolve mai, dice Baribar in Spinoza, questo conatus, in una semplice affermazione dell'individuo, ma ha sempre una funzione relazionale, ha sempre una funzione, come potremmo dire, di realizzazione insieme a. Quando nella proposizione 18, di cui vi parlavo prima, la cupidità che nasce dalla gioia, eguale essendo le altre circostanze più forte della cupidità, nello scoglio, Spinoza, oltre che lamentare, come al solito, l'impotenza della ragione, il fatto che gli uomini per lo più sono viziosi, eccetera, eccetera, a un certo punto,
però esalta, nei termini che può fare un autore come Spinoza, il ruolo della ragione, della vita secondo ragione, come modello di perfetta vita umana. Ed è una vita essenzialmente di relazione. L'uomo è felice, è più felice con gli altri uomini. L'uomo è più in salute con gli altri uomini. L'uomo, perfino l'intelletto umano, si realizza di più in relazione con gli altri uomini. Questa affermazione della relazionalità del conatus, che non ha nulla a che fare, attenzione, con l'essere per natura portati a vivere in comunità, lo zoon politikon aristotelico. In questo, per esempio, Balibar scrive cose molto interessanti in questo testo, che è degli anni 90, Le frontiere della democrazia, in cui ben distingue, per dire, a un certo punto, tra diritti dell'uomo e del cittadino, nel senso moderno, cioè post-rivoluzione francese essenzialmente, e i presunti diritti alla libertà, che erano quelli della cultura greca. Dice a un certo punto che l'eguaglianza dell'eguaglianza degli uomini durante la Rivoluzione francese è una eguaglianza che presenta una specificità particolare rispetto a quella presunta degli uomini di ragione, perché gli uomini di ragione aristotelici sono uguali all'interno di limiti comunitari. Allora, pagina 82. Non è inutile riflettere qui brevemente su ciò che distingue radicalmente una simile nozione degli enunciati, quelli della Dichiarazione dei diritti del cittadino dell'89, dalla tradizione antica. L'equazione tra uomo e cittadino nel 1789, insisto, di nuovo, ripensate al discorso fatto prima confusamente sulla rivoluzione come un'apertura verso il futuro, come un futuro che irrompe e scombussola, disturba, completamente disturba, ma scombussola veramente il presente. Bene, l'equazione tra uomo e cittadino nel 1789 non è una ripresa dello zoon politikon. Chiunque abbia portato questa interpretazione, o chiunque abbia ammorbidito questo aspetto, pensate a Benjamin Constant, che cercava di distinguere la libertà degli antichi dalla libertà dei moderni, confrontando questa libertà con quella dello zoon politikon dei greci, è una maniera per ridurre, ridimensionare, ammorbidire, diciamo pure, la Rivoluzione francese. Infatti, l'idea dello zoon politikon, finché corrisponde realmente alle istituzioni della città greca o romana, non è sottesa dall'identificazione tra eguaglianza e libertà, ma da una tesi affatto differente, quella dell'eguaglianza nei limiti della libertà, considerata come uno statuto sociale fondato su una tradizione, una costituzione o una qualità naturale degli individui. L'uguaglianza, cioè, nei termini aristotelici, non è che una conseguenza, un attributo della libertà. Non vi potrebbe essere reversibilità dei due termini. Inversamente, invece, nel caso della Dichiarazione, nel modo in cui è affrontata l'eguaglianza, è proprio il luogo della più forte e precisa identificazione tra uomo e cittadino. Non c'è libertà senza eguaglianza e non c'è eguaglianza senza
senza libertà. Non ci può mai essere, dice Balibar, una limitazione dell'uguaglianza per favorire la libertà. Nel momento in cui c'è una limitazione dell'uguaglianza per favorire la libertà, entriamo in quel regime, spinozianamente, della coazione, della necessità causata da cause dalla conoscenza inadeguata delle cause, quindi delle idee false, delle passioni tristi, che poi conduce Fischer a interrogarsi sulla natura del nostro disagio. Eguaglianza e libertà si riallaccia poi al tema della transindividualità, essenzialmente, cioè della ridefinizione del concetto di individuo come definizione perennemente, come possiamo dire, rinnovante. Il tema della transindividualità è un tema che, appunto, proprio nella misura in cui rifiuta di ipostatizzare definizioni rigide, torniamo a Spinoza un attimo, le definizioni nominali di Spinoza sono quelle. Ma nel momento in cui, nella seconda parte dell'etica, giunge alla definizione di reali, cioè definizioni che descrivono enti realmente esistenti, mettiamolo così, seconda parte, della natura e dell'origine della mente. Definizione 1, della natura e dell'origine della mente, una cosa aspetta, una definizione della mente. No, Spinoza è fatto così. Per corpo intendo un modo che esprime in maniera certa e determinata l'essenza di Dio in quanto si considera come cosa estesa. Allora, per parlare della mente si comincia a parlare del corpo. Ma il corpo, come vedremo poi, come chi leggerà l'etica, vi invito a farlo, vedrà poi, non è qualcosa di unitario, o meglio, è qualcosa di assolutamente unitario, ma è un'unità composta. Non è un individuo sul modello della monade, per chiarirlo, né tantomeno neanche la mente, attenzione, è un individuo nel senso del res cogitans cartesiana. L'io di Descartes, della res cogitans cartesiana, è un io talmente unitario che non si può sezionare, contrariamente all'estensione che è divisibile all'infinito. Non ha senso pensare a una divisibilità dell'io. La cera io posso immaginare di dividerla, ma l'io come faccio a dividerla? L'io è qualcosa di spirituale, e ciò che è spirituale neanche metaforicamente assimila per l'estensione. Solo, non è in alcun modo annichilabile. Dio vorrebbe, vabbè, Dio può fare tutto. E c'è sempre. L'io spinoziano è diverso. L'io spinoziano è un composto. Il corpo, il mio corpo, che è uno, è a sua volta una, usiamo questa espressione, confederazione di individui. I nostri organi, i miei organi, i vostri organi, i miei tessuti, i vostri tessuti, sono tanti individui confederati, come una buona repubblica, che tutti insieme costruiscono un'unità che è superiore alla somma delle parti, oltretutto, e che corrisponde sul piano elementare alla mia mente. Io e voi abbiamo menti diverse non perché abbiamo anime differenti, ma perché abbiamo corpi differenti. E le nostre diverse reazioni alle assuefazioni, alla tossicità, agli stimoli esterni e così via, sono il risultato di corpi differenti, i quali in linea generale obbediscono tutte le medesime leggi, perché è ovvio che in quanto esseri materiali obbediamo sempre le medesime leggi. Ma queste leggi io le posso conoscere e utilizzare per guadagnarci in libertà, dice Fischer. Allora, il fatto che io sia unità e contemporaneamente molteplicità, ma non per modo di dire, non è l'io sono legione evangelico, dove il tema della
Il tema della possessione demoniaca, diabolica, con cui è stato più volte ripreso, il tema cioè della molteplicità presente all'interno di una mente, quindi della follia, della disperazione, della distruzione, il pandemonio anche, in altri termini, di Dennett, con cui egli immagina e funziona la nostra mente, è un tentativo, siamo agli opposti, però è un tentativo di pensare metaforicamente, in qualche modo, il funzionamento di un principio unitario. Quello di Spinoza è qualcosa di ancora più sottile. Dennett è molto sottile, intendiamoci. È qualcosa di molto più sottile perché mi invita a riflettere, a pensare contemporaneamente sull'unità e la molteplicità, il rapporto platonico tra l'uno e i molti, la difficoltà della complessità, il rapporto platonico tra l'uno e i molti, il problema parmenideo essenzialmente, che Spinoza incarna e il caso gira nel corpo. Già questo porta a una prospettiva transindividuale. La definizione di individuo, cioè qualcosa che si fa, potremmo dire, socialmente, relazionandosi socialmente con un corpo che si entra in relazione. Ma la conoscenza di sé è una delle conoscenze più difficili, in fin dei conti, nulla mi è più oscuro di me stesso, nulla mi è più opaco del funzionamento del mio corpo, del funzionamento della mia mente, del funzionamento della mia interiorità. Io ne vedo immediatamente soltanto gli effetti o credo di coglierne gli effetti. Ma ciò che vedo è semplicemente il risultato di un'azione, di un atto, di una passione che non riesco a cogliere. Bene, questa continua ridefinizione su cui Barbara insiste molto nel transindividuale, cioè come relazione, come costruzione, quindi che continuamente si ridefinisce. Perché Spinoza è un punto di partenza? Perché essenzialmente quella di Spinoza è davvero una sorta di ontologia della natura umana sociale, che appunto risolve il conatus in qualcosa di essenzialmente relazionale. Gli uomini sono sempre di già in relazione con gli altri. Spinoza, che pure era un contrattualista, insomma, modello di Hobbes e così via, insomma, non crede poi molto a questa mitologia dell'uomo solo. Homo homini lupus in Spinoza funziona fino a un certo punto. L'homo homini lupus in Spinoza funziona per gli ignoranti. Ma come del resto diceva anche Hobbes, e Spinoza, questo è ancora più marcato però, l'uomo che segue le leggi della ragione, l'uomo che vive secondo ragione, cioè l'uomo beato, beh, in questo caso è homo homini Deus. Ed è davvero un Dio per l'altro uomo, perché non cessa mai di essere. Non cessa con la sofferenza. Fino a un certo punto, Gemeinschaft e Gemeinswelt, secondo me, c'entrano, ma fino a un certo punto, perché sono contesti filosofici diversi. Indiscutibilmente, Baribar ha anche presente questo elemento, ma siamo in una prospettiva distante. Voglio dire, Tennis, che per esempio faceva riferimento a queste tipologie di legame, rimaneva all'interno di una prospettiva, dal punto di vista, adesso sto assumendo un attimo il punto di vista spinoziano, che è quello della sociologia moderna, e che tutto sommato rimangono questa distinzione tra società e comunità, per esempio. Ciò che però Baribar si cerca di fare
è superare questa distinzione tra Gemeinschaft e Gesellschaft. Ma, questo sulla scorta di Althusser, sulla scorta di altri, di ripensare la civilité, quella che in qualche modo forse sarà tradotta con Gesellschaft, ma questo è un altro discorso, in termini relazionali. Non è che si deve dare la priorità alla comunità rispetto all'individuo, o viceversa. Ecco, mettiamola così. È che individuo e comunità, questa opposizione è una falsa opposizione. Si tratta di superare questa finta contrapposizione. Ecco perché il termine del transindividuale non è semplicemente un universale. Malibara ha dedicato pagine, opere molto importanti al concetto di universale, per esempio. Non è semplicemente un universale, è proprio un ripensare il concetto di individualità, attraversando, il caso di dire, tutta una serie di categorie che sembrerebbero definitorie e naturali, ma che tra di loro non lo sono. Le identità ambigue, razza, nazione, classe, sesso, genere e così via. Il motivo per cui essenzialmente sia così complicato accettare definizioni, il dibattito contemporaneo sulla LGBT va in questa direzione. Ma abbiamo già visto relativamente alcune prospettive che si apriranno, si sono già aperte con la roboetica, va in questa direzione, il tema dei cyborg va in questa direzione. Il problema dello specismo e dell'antispecismo non sono affrontabili utilizzando categorie rigide per cui io debbo rinforzare l'idea di essere umano, faccio per dire adesso, di contro per poterlo meglio, cioè possiamo dire, renderlo funzionale a un ripensamento del rapporto con l'animale. Certo che io non sono il mio gatto. Ma mi chiedo, questa è una domanda che semplicemente mi faccio, è insistendo sul mio essere diverso, sul mio essere animale razionale rispetto al suo non essere razionale, ci sarebbe da discutere in proposito? Questo è ciò che si fa rimettendo in questione questi temi, di nuovo, è mettere in questione un, Fischer direbbe probabilmente, politicizzare delle cose date per scontate. Politicizzare filosoficamente, cioè portare nell'ambito del dibattito, cosa che per esempio ha fatto Foucault, cosa che per esempio ha fatto Derrida, e magari scoprire di nuovo che, e qui vabbè, parlo storico della filosofia adesso, non certo un teoreta, scoprire che alcuni elementi che si sono storicamente definiti lo hanno fatto partendo da questioni che hanno messo da parte altri possibili sviluppi. Ho più volte citato Montaigne come emblema di una modalità di relazione del pensiero con il mondo, la passione, il rapporto uomo-animale e così via, il rapporto essenzialmente, il famoso rapporto follia-ragione, già Foucault aveva riconosciuto che Montaigne è diverso rispetto a tutti gli altri, che poi da Descartes in poi ha preso una certa direzione. Con questo non sto dicendo in alcun modo, intendiamoci, che che bella la filosofia prima di Descartes, Descartes è la regolina della filosofia. Descartes, Bacone, Hobbes, Locke, fate voi, sono tutte sciocchezze questo. È una filosofia. Sto dicendo però che, come per Montaigne, come per l'illuminismo, poi l'illuminismo secondo me fa lo stesso discorso per Montaigne, ci sono delle istanze che sono state messe da parte semplicemente perché una certa interpretazione filosofica, politica, culturale di alcune risposte hanno storicamente vinto, ma non erano le uniche. Qui il problema è di Benjamin, osservare, colonizzare il passato, dire soltanto questo c'era. Tutto il resto era fasullo. Certo, se noi dobbiamo mettere, ragioniamo a interpretare il passato, contrapponendo, si fa per dire, la scienza con la magia, beh, d'accordo, ci mancherebbe pure altro, certo che la scienza è qualcosa di più serio rispetto
alla magia per come la intendiamo noi adesso. Come la intendevano nel 500, non dico fondamentalmente questione di verità, è questione di senso, di sensatezza. Ecco, quella è una cosa su cui va adeguatamente, bisogna riflettere adeguatamente. Va bene, allora io vi ringrazio per l'attenzione e abbiamo finalmente terminato questo corso quest'anno. Posso fare una Prego, domanda? certo.